questi due ragazzi ucraini? Ma guardi, francamente io cerco di rimanere serio e non mi sento in dovere, anzi, penso che sia opportuno non rispondere a provocazioni di cattivo gusto, sinceramente. Mi sembra piuttosto importante raccontare qual è la condizione dei civili a Mariupol e mi sembra molto importante farlo perché c'è un piglio molto aggressivo c'è stato in queste settimane e mi sembra Scusa che nessuno voglia Maurizio. cercare davvero una soluzione per aiutare questa gente. E non sto parlando dei russi o di altro, io sto parlando dei civili che sono migliaia a Mariupol, che sono rimasti a Mariupol e che hanno un sostegno minimo in termini umanitari per quello che riguarda le loro. Come si vive a Mariupol? Raccontami di che cosa si vive a Mariupol, perché poi tutto va sulla popolazione civile, al di là dei filorussi e dei filoucraini. Lì c'è uno Sì. scontro violentissimo da anni, ma in questi giorni abbiamo visto una città completamente distrutta. Prima c'erano le immagini del teatro. Ecco, raccontaci la popolazione. Esattamente, io capisco che i due ragazzi che sono in studio, come dire, fanno quello che pensano che sia giusto per probabilmente il loro governo, non so, qualche forza politica. A me questo dispiace molto perché migliaia di testimonianze, centinaia di testimonanze dimostrano l'Ucraina non è Zelensky. Ci sono migliaia, centinaia di migliaia, se non milioni di ucraini che sono assolutamente insofferenti rispetto a questo corso politico e che vedono Zelensky. Purtroppo, Scusa. indipendentemente da quello che è il mio giudizio o quello che possa essere il giudizio di questi signori come un traditore che ha assolutamente abbandonato gli interessi del popolo ucraino, che sia russofono o non sia russofono, e sostanzialmente ha fatto sì che si verificasse la situazione in cui migliaia Julik, di persone si trovano mi è a chiaro Mariupol. Maurizio, Julik, una replica Julik, una Sì, replica Julik. ne volevo dire soltanto una cosa. In primis, chi ha cancellato Mariupol dalla faccia della terra? Chi sono stati? Sono stati gli ucraini? È la prima domanda. La seconda, parliamo del popolo allora della Bucha, del Gostomel, eccetera, che ci sono delle immagini pazzesche. I russi uccidevano i bambini, uccidevano le persone vecchie, le persone malate. Non l'hanno fatto sicuramente né il presidente Zelensky né gli ucraini. Adesso lei mi sta raccontando che migliaia di ucraini sono contro Zelensky? Ma di che anni vive, per favore? Mi dici? Guardi, ascolti, io non sto dicendo che le bombe russe non uccidano, ma non sostengo neanche che le bombe ucraine non uccidano. Nel momento in cui Ma si le bombe arriva alla. ucraine non vanno sulla terra russa neanche, e neanche sulla terra ucraina. La Posso intervenire? smetta, per favore. Cerchi Scusate. di essere serio. Ma Cerchi di mi essere scusi, serio. Maurizio, ma lei da che parte adesso sta? Sta in Ucraina o sta dalla parte russa? Cioè, Io sono dalla parte del. ad, ad, ad. Io sono filo italiano, guardi, io sono filo No, italiano. no, Io no, no, difendo non gli sto interessi. dicendo. Io Dov'è difendo gli adesso? interessi. In che posto di Ucraina? Difendo gli interessi di tutta l'Europa che non ha interesse a questa situazione e difendo dicendo questo anche gli interessi degli ucraini perché tutto quello che sta Lei non può succedendo. difendere gli interessi degli ucraini perché lei si trova adesso nel paese russo, filorusso, Ma dove scusi, il stanno suo governo. moltissimi russi. Scusi tanto, le faccio una domanda. Il suo governo per 8 anni ha rivendicato come questi territori, i territori del Donbass, come territori ucraini. Allora, questi territori sono ucraini o non sono ucraini? Perché se sono ucraini vuol dire che il governo ucraino ha bombardato per 8 anni questi territori. Bravo, Quindi per 8 anni ha bombardato gli ucraini. Ora, bravo, io non sto dicendo che la verità sta tutta da una sì, parte o tutta capito. dall'altra, ma negare le ragioni di una parte significa sostanzialmente rinunciare e come dire, assolutamente rendere impossibile qualunque Luca, tipo di commesso. Telese, Sì. oh, Se si vuole Maurizio, sei stato chiaro, Luca bisogna. Telese.